Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un altro video di lezione di canto e parliamo di generi musicali. La musica è in continua evoluzione, in continua crescita e partiamo comunque dalla musica classica, noi lo sappiamo già dall'inizio del microfono, fino ad arrivare alla musica moderna. Che la musica moderna è in continua crescita. I generi più importanti appunto sono metal, genere rock, genere pop, genere classico. Il genere metal è quella musica che definirei io molto grintosa e piena di versi e possiamo fare un esempio di Pink Vicious. Poi c'è il metal rock che è una sottocategoria appunto perché molti generi hanno anche delle sottocategorie, praticamente che è un genere molto simile al rock. Che però ha ancora quel lamento. Poi c'è la musica rock, che è la musica appunto grintosa, molto grintosa. Possiamo fare esempio appunto degli Evanescence, i Linkin Park, Green Day, che sono diciamo un esempio maggiore di questo stile che a me piaceva molto, che mi piace molto, anche il metal, lo seguo tanto, però il rock è quello che mi piace di più e se vogliamo dire genere rock italiano non ce ne sono, anzi ce ne sono, vengono definiti rock, però per me sono molto più pop. Un esempio che vi posso fare è il Tibia di appunto di Piero Pelù. Viene definito papà rock italiano, ma anche se secondo me è vero, è una musica molto grintosa, lui la voce graffiata, quindi comunque ci sta, però non è molto più rock dei Green Day. I Green Day secondo me sono ancora molto più rock rispetto a lui e quindi lo definirei più pop, diciamo rock pop, e insieme rock pop possiamo definirlo anche Giovanotti, stavo dicendo, anche Ligabue e Vasco Rossi, perché anche loro hanno un genere secondo la discografia, secondo anche Wikipedia rock, ma io direi rock pop perché si avvicina molto alla musica pop. La musica pop è quella che ha più spazio e più sottocategorie in assoluto, e praticamente perché è la musica commerciale, definita commerciale perché è quella che viene più ascoltata, quella che viene più condivisa e più ovviamente più trasmessa in radio e in TV. Allora, praticamente io vi posso fare, io posso generalizzare dicendo che la musica pop ha un ritmo incalzante, a volte anche un pochino contenuto, e comunque il cantante usa appunto l'armonia, la melodia, che poi vedremo nelle lezioni precedenti cos'è, per cantare in modo impeccabile. Allora partiamo poi con questo genere, io avrei sottogeneri dal quale appunto la musica melodica, che è quella molto più armoniosa, poi c'è la musica cantautorale, appunto scritta e cantata dal proprio cantatore, anche a volte accompagnato da uno strumento. Posso fare un esempio: Ron è un cantatore, oppure Luca Carboni è un altro cantatore, e ce ne sono tanti altri. Poi c'è il genere trap, rap. Trap e rap, anch'esso fanno parte della musica pop. Trap, possiamo fare un esempio di Gali, Sfera Ebbasta, che sono tra quelli più famosi, poi ce ne sono tanti altri. Poi c'è la musica rap, e diciamo il genere trap appunto è nato da qualche anno, sono da 5-6 anni che si parla, mentre comunque il genere rap, che è un genere molto più vecchio, che in America grazie ad Eminem andava veramente tanto, che in Italia però purtroppo è sviluppato un pochino più in ritardo, sono già una decina d'anni che si parla di questo genere qui. E praticamente c'era uno che ne usava molto più di 20 anni fa ed era Jovanotti. Per esempio, se voi sentite tanto 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 L'ombelico del mondo, era praticamente genere rap. Poi possiamo fare anche un altro genere rap che andava molto di voga, ma che poi si è stato praticamente dimenticato. È quando J-Ax cantava nel gruppo che non mi ricordo quale, comunque anch'esso appunto un cantante rap, poi comunque è nato Fedez, è nato Mischilla e tutti gli altri che
appunto ci sono nella discografia italiana. Poi praticamente c'era musica jazz, beh, blues, jazz possiamo dire si avvicina molto più ad Arisa e a Simona Molinari, blues più a Jovanotti e Mario Biondi. Poi c'era musica country, che era musica da Far West, che appunto si usa in America. C'era musica latina, la musica spagnola, che appunto la usano gli argentini, gli spagnoli, che a volte stanno con i loro tormentoni estivi, a volte ci accompagnano, ma non la usano solo loro, anche gli italiani quando dovranno fare appunto i tormentoni dell'estate. Oppure c'è, nata come sottocategoria, vediamo se mi ricordo qualche altro genere, di genere appunto sempre pop, però internazionale, come J-pop, il K-pop, che ultimamente sta spopolando anche qui in Italia, come BTS e altri gruppi, Yeezy e tutti gli altri gruppi che ci sono all'interno della Corea e del Giappone. E, appunto, le musiche J-pop a volte vengono utilizzate anche nelle opening e ending degli anime, no? Poi cosa c'è più? E poi c'è praticamente il pop normale, quello cantato e basta, un po' quello alla Mecca, la Rosini, Elisa e quello un po' così. E poi c'è la musica classica, che è tutto il repertorio classico con tutta la strumentalizzazione con soprani e tenori. Allora, questi sono i vari generi appunto musicali, mi sarà comunque sfuggito qualcosa, c'è anche, ecco, un altro genere che si sta popolando in questo ultimo momento è la musica 8D, che mio compagno Francesco ve ne ha parlato, ma mi accendo anch'io un pezzettino e vi parlo, comunque vi lascio anche questo video qui perché lui ne ha fatto un argomento molto grosso e comunque anche io sto di parte da quello che ha detto, è una musica che sta nascendo ora. E che praticamente prendono le varie canzoni basi e praticamente fanno tipo un mix di volume alto, volume basso ai ragazzi di oggi, per esempio mio fratello, come le sue amiche, i suoi amici, gli piacciono, a me no. Devo dire che è una figata farlo secondo me con delle canzoni così, ma non con delle storpiate, delle canzoni di artisti che piacciono un po' a tutti. Bene ragazzi, questi sono i generi musicali appunto in continua evoluzione, fra 10 anni ce ne saranno altri e ne spopoleranno ancora altri ancora. Io ne sono sicura perché appunto come ho detto io la musica è sempre in continua evoluzione. Grazie per aver guardato questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e commentate qui sotto qual è il vostro genere musicale preferito. Il mio è il rock, il pop, però io apprezzo tutta la musica, tutti i generi perché io dovendo cantare devo conoscerne minimo tutti i generi. Io comunque vi auguro una buonanotte e vi auguro un grosso abbraccio e ci vediamo in un prossimo video.